Non è proprio. Diciamo, oh, mi suona il telefono. C'era lo esperto. Pronto? Chi è? Pronto? Buonasera, signore. Buonasera. Sente? Sì, la sento, ma non so chi è. Com'è questo numero? Questa è un'informazione un po' particolare. Mi presento. Mi dica. Mi chiamano tutti il direttore. Ah, chi è? Avrei il direttore. Un piccolo lavoretto da darvi. Cioè, lei ha un lavoretto per me? Certo, dove sì, sei? Dove ti trovo? Beh, la trovo io. Lei ha bisogno che si cambi. Immagino che il negozio del 341 potrebbe essere comodo per lei, immagino, signore. Va bene. Già sparano. Va bene, vado a cambiarmi. Ci vediamo in quel posto, signore. Va bene. Venga da solo, mi raccomando. Bello, va bene, va bene, ok. Guarda che mi nonno, mi ha chiamato un tizio. Mi ha detto, allora, a parte che c'aveva una voce da psicopatico serio, mi ha detto di andare al 341 da solo a cambiarmi, si fa chiamare il direttore. Ma c'ha un lavoro per me. Il direttore? Al 341 negozio di vestiti. No, che intenzione da fare? Voglio capire, chi c***o è che ha il mio numero. Cioè, se mi copri le spalle, io un'occhiata gliela vado a dare. Sì, rimango in zona. 341, portami un pochettino più vicino e... io vado al negozio di vestiti. C'aveva una voce da psicopatico, nonno. Questo è il 341? Ecco, qua è il 341. Ma tu non puoi stare qua, nonno. Mo me ne vado, tu scendi. Se scendi io ti lascio, no? L'ho accompagnato. Va bene. Ma chi cazzo è il direttore? Buonasera. Salve, ho visto che è arrivato. Mai salutato Nico. Certo che sono arrivato. Abbiamo detto che ci troviamo Nico. Qui. C'è un po' di gente, però. Non lo so, è lei che mi dice di venire qua. In piedi, che ha ragione, signore, ha perfettamente ragione. Io comunque sto cambiando l'occhiale. Attenda solo qualche istante e sarò da lei. Va bene, l'aspetto qui. Ma guarda che bella camicia. Ti piace? Ci abbiamo dato giù una grande oggi, eh? Devo dirvi una cosa. Mi manda una cosa che chiamano direttore. Mi ha detto di vestirvi sportivo. Nonno. Com'è? Tutto ok? Qui la situazione è ok, ma sembra che ci siano delle altre persone che sono state contattate da questo numero. C'è un ubriaco. Ma se mi infilo lì? Secondo me ti puoi infilare. Ho detto anche a Olaf che sono qua. Mi infilo. Tanto c'è un botto di gente. Ha detto direttore che devi vestire in modo, cos'è che aveva detto? Aveva detto in modo... Tu come fai a conoscere il direttore innanzitutto? Sportivo. Ma io non mi faccio dire niente, non da nessuno. Vestiti in modo sportivo, ha detto. No, io mi preoccupo, io voglio sapere con chi mi sta parlando. Sta parlando una persona che mi ha mandato da direttore. Ok, andiamo fuori che ti spiego come conosco persona, vieni. Arrivo. Sei sicuro che sta in piedi? No. 555? No. Non mi sento bene. Io sono Elvis, ma tu chi sei? Come fai a conoscere il direttore? Adesso scoprirà tra poco. Un secondo. Dovrebbe arrivare una macchina che ci porta via. Tu non credo proprio che io salgo in una macchina che ci porta via. Tranquillo, ma arriva un autista. Ma io non credo proprio. Ma non credo proprio. Cosa fai in vita? Io faccio quello che sistema le cose nella vita. Puoi sistemare anche il mio apparecchio allora. Ma non sono mica un dentista. Quello degli occhiali. No, telefonino. Che problema c'ha? Si è bloccato su un sito, non riesco a uscire fuori. Perché se vai a vedere chiappone.org è ovvio che ti si blocca, porco Giuda. Vieni qua, lungo strada, ha detto, vieni. Stai tranquillo, non guido io, caro. No, non è colui. Vado su Cilia, dici? Ma? Signore, salga, gentilmente. Lei, salga, forza, è puntato, signore mio bello, salga. Nel furgoncino. Ma non è direttore. Salite nel furgoncino, salite nei... Andiamocene. Quindi voi stavate cercando me? No, in realtà stavamo cercando quel vecchio ubriaco dietro vicino a te. E io non sono mica con lui, me ne posso andare? Finalmente ti ho beccato, vecchiaccio. Ma che c***o hai fatto? Ma chi sono questi? Tu, lo sapevamo che tu eri il punto fragile del piano. Un ubriacone, dottore, eh? E lei chi è? Adesso non ci racconti che non c'entra niente, no? Io? Che passava di qui. Io mi stavo cambiando, si stava cambiando. Io mi stavo cambiando, non ho capito perché sono stato rapito. Chi siete voi, scusatemi? Mi scusi, signore. Non vorrei sta dicendo che va in giro con questo vecchietto. E non vado in giro con quello, l'ho appena conosciuto nel negozio di vestiti. Ah, l'ha appena conosciuto. Voi chi siete? Noi siamo della Genetic, signore. La Genetic. Un'azienda farmaceutica. La persona che è a fianco, che lei dice... Sì. E afferma di non conoscere. Non so chi sia. È dottore di un'azienda rivale che giusto l'altro giorno, sì, vero vecchiaccio,
ha rubato alla nostra azienda una formula. Aia. Guardi, signore, vista che lei è spaventata, le chiederei di riporre il telefono, se è possibile. Stavo scrivendo a persone che non conosce, vero? No, no, sto scrivendo a mia figlia, come ci mancherebbe, vecchio. Mi ha appena chiesto dove sono perché sono andato nel negozio di vestiti per comprare un cerchietto a mia figlia e una camicetta, mi trovo due persone che mi puntano un'arma, sono un po' spaventato. Certo, e mi rendo conto di questa cosa, signore, però sicuramente saprà spiegare come mai parlava con questo vecchietto e tutto verrà risolto e tornerà da sua figlia. Allora, questo pazzo mi ha detto, il direttore mi ha detto di venire qua. E io ho detto... Ah, quindi conosci il direttore. Ma questo qui è ubriaco come una spugna, non lo vede? Come non bevo alcol. Ah, il solito gioco, no. Come io non bevo alcol, figa. Non è vero, 12 menzogniere. In realtà, il direttore l'ha chiamata, sì. O le ha scritto. Niente, vorrebbe in qualche modo inserirla in qualche cosa. Ah, ho capito. A noi farebbe molto più comodo una spia, signore, che un contrabbandiere. Quello non ci interessa poco. Ho capito. Perché alla fine il suo gruppo può essere anche grosso, ma l'ospedale può ben immaginare che è più importante per noi vendere a loro, perché perdere questo bando, cioè, certo, noi è un problema, no? Capisce? Certo, certo. Le faccio questa proposta. Io lo ascolto. È d'accordo? Ok. A noi interesserebbe una spia all'interno di questa struttura. E noi siamo disposti anche a pagarla. E a pagarla molto bene. Interessante. Però se lei deve trovarsi una scusa per cui l'abbiamo liberata, andrà ad incontrare il direttore. Esattamente come l'ha proposto. Va bene. Che in tutti i modi, ok, in tutti i modi di entrare all'interno di questa azienda farmaceutica. Ho capito. Ogni informazione che lei ci darà verrà pagata profumatamente. Chiaramente compatibilmente con tutto, signore, però... Certo. È sicuro, come dire, appena ci saranno in circolazione i primi ordini, certo, lei è il primo. E io la ringrazio per questo. Va bene? Va benissimo. Però mi raccomando, non si faccia beccare dall'azienda, eh. No. Fermo lì. Dove va quello? Fermo lì. Te l'ha detto di stare fermo, cazzo. Cosa ti ha detto? Ma porca miseria. Xina, per piacere, butta via il cadavere, grazie. Ok, mi raccomando. Sì. È molto, molto pericoloso. Mantieni la calma. Sì. Non farti fregare, ok? D'accordo. Ti diranno di tutto, ti diranno... Ok, ti diranno di tutto. Tu non va farti bene. Fregare. Con chi ho il piacere di aver parlato? Io sono Mr. X, signore. Va bene, Mr. X. Grazie per tutto e contate su di me. Su di noi. Il piacere è tutto mio, signore. Arrivederci. Nonno, vieni. Arrivo, nonno. Che è successo? Mi hanno preso questi due uomini con le tute che lavorano nei laboratori genetici, no? E quando pensavo che volessero spararmi in faccia... Non hai capito? K, il mio vice, sì, ha preso un blindato, ma... e si è infilato in mezzo a loro senza farsi notare. Ma non ci credo. Che avevano lasciato un blindato dietro. Abbiamo circondati in 10, hanno investito tutti, si sono fatti tutta l'autostrada in volo fino a che a forza di sbattere non sono esplosi. No, non ci credo, nonno. Una volta esplosi sono scesi, hanno tirato fuori i coltelli, ma... e ci hanno attaccato. Noi ovviamente eravamo in 10, loro erano in 4, sono andati per terra. Ma una volta che sono a terra mi avvicino a loro, gli strappo la maschera e gli provo a leggere i documenti. Certo. Ho fatto una caffetteria bella grande. Tanto puoi trovare informazioni anche con le buone. Non serve forza minacciare le persone, Nick. Io sono quello che deve essere rispettato perché sono col poi, nonno. Poi se fa uno sgarro allora lo andiamo a prendere, ok? Oh! Nonno, tutto bene? Ma cosa è successo? Nonno! Ma... Aspetti, sono io il medico, sono io il medico. Medicami il nonno che oggi è tutta la sera che non c'ha un'idea. Piano! No. Questo è brutto, nonno. Questo non so se riesce. No. No, non ce la fa, no. Ecco, siamo negli humans. È qua? Sì. Non lo so, io non vedo la mappa, nonno. Buonasera. Buonasera. Buonasera, visitatori. Buonasera. Buonasera. Avervi qua. Buonasera. Benvenuti alla Human. Piacere nostro. Grazie. Prego, entrate pure. Grazie. Perdonate il trambusto, stiamo ancora trasferendo gli ultimi macchinari e le strumentazioni. Porca puttana. Oh. Non c'è nessun problema, capiamo. Tutti lavoriamo. Eccolo qua. È il direttore. Salve, io direttore. Sono il direttore. È un piacere vedervi qua, prego,
Benvenuti nella mia piccola azienda, Artemide, ci sei? Benvenuto, visitatore numero 3027 ai laboratori Human. Siete tutti belli, belli pieni. Ma c'è qualche problema, direttore? La security sa, quando le informazioni sono il bene più prezioso, le armi non mancano. Direttore, mi è successa una cosa dopo la sua telefonata, dove mi ha chiesto di presentarmi al negozio di vestiti. Si è avvicinato a me un anziano, un vecchio. Sì, il dottor Pavel è ubriaco e anche fattone, ma il miglior neurochirurgo dell'azienda. Direttore, ora io sono dispiaciuto di portare queste notizie, ma il dottor Pavel non è più tra noi, direttore. il dottor Pavel non è più... Non è più. No, le spiego. Mi dica. La nostra azienda ha tutte le utenti contenimento gialle. Tutti gli operatori gialli sono della Human, signore. Ho capito. Tutti quelli blu sono della concorrenza. Le dico una cosa, signore. Loro vogliono farci credere che Pavel sia morto, no? Perché così almeno non lo cerchiamo. Non vorrei dirle, ma il dottor Pavel è stato brutalmente ucciso di fianco a me. Vecchio, nella cultura giapponese viene detto che un oni è invisibile. Se tu fissi ancora l'arma o la persona stessa, non uscirai all'interno della struttura. Continui pure. Io non so che cosa stia succedendo, non so come lei abbia il mio numero di telefono, ma so una cosa, sono una persona che offre dei servizi qualora qualcuno ne abbia bisogno, di qualsiasi genere. E se lei ne ha bisogno, può contare su di me e può contare su Orazio. Io, la genetica, ho visto poche volte fare uscire una persona viva dall'azienda. Credo che il dottor Pavel sia ancora vivo, signore, e secondo me conviene preparare una missione per il recupero. Perché sono certo che avranno in qualche modo fatto finta di ucciderlo per nascondere la verità, che lo vogliono solo torturare per prendere le sue informazioni, signore. Quello che noi stiamo cercando di scoprire qui, più lo torturano e più aumenta la possibilità che ci riescono, signore. Va recuperato, anche se è un vecchio ubriacone.